oggetto contestazione causa di incompatibilità al presidente della giunta provinciale, onorevole Luigi Cesaro. Il consiglio provinciale. Sì, contrario al discorso della decadenza, perché mi sembra una sceneggiata, che questa cosa, se dovevamo farla, dovevamo fare un anno fa. Visto che il presidente Cesaro, io dico giustamente, ha deciso di dimettersi per continuare il suo percorso da parlamentare, anche perché la nuova legge non gli permette più di candidarsi nemmeno, non solo a presidente della provincia, in quanto dovrà essere fatta la città metropolitana, ma nemmeno la possibilità di candidarsi per la città metropolitana. E quindi il fatto che lui voglia continuare a fare il parlamentare è giustificata le sue dimissioni. Io ritengo invece che stamattina era opportuno votare un documento dove si sollecitava il Ministero degli Interni che invece dei 180 giorni prima i sindaci e i presidenti delle province si debbano dimettere per candidarsi, ridurli a 60 giorni, in modo tale che si poteva dare continuità all'amministrazione Cesaro e quindi poi dopo di fare il discorso della città metropolitana. L'azione di decadenza e incompatibilità con la carica di deputato al Parlamento del presidente della giunta provinciale onorevole Luigi Cesaro. Ma guardi, io dalla mia posizione, diciamo, è molto chiara, io l'ho, come dire, descritta molto bene nell'intervento che ho fatto in consiglio oggi. Io, come dire, il mio intervento l'ho strutturato su due punti principali. Il primo punto era la possibilità di dare al presidente Cesaro di candidarsi al Parlamento. In questa mozione di incompatibilità lo aiutiamo, gli diamo la possibilità di candidarsi al Parlamento, che mi pare una cosa logica. In più, ho già spiegato molto bene che quello che io proverò a fare come consigliere provinciale, come tutti gli altri consiglieri che stanno qua, proverò in qualche modo a far capire la inutilità dell'area metropolitana, della città metropolitana, così come è stata creata oggi. Cioè, loro vogliono che sia un ente di secondo livello, senza autonomia, senza autorevolezza, ma principalmente con dei consiglieri che vengono nominati dai sindaci. Io non credo che possa mai prendere piede un ente di questa, diciamo, di questa, organizzato in questa maniera, cioè organizzato con persone nominate, il sindaco della città metropolitana nominato, che autorevolezza avrebbe? Si prosegue con la votazione, il presidente regionale si procede alla votazione tra le nomine. Ascione Alfonso, Balsamo Giuseppe, no. Pellerin Giovanni, favorevole. Capasso Giuseppe, no. Consigliere Falcone, il suo pensiero su questa mozione e sull'andamento dei lavori? Ma l'andamento dei lavori ci lascia abbastanza sbigottiti per come si stanno conducendo, ma peraltro è lo specchio di istituzioni di una politica che ha perso la propria bussola di riferimento, che secondo me è il tema principale. Qual è il motivo dell'impegno sociale, dell'impegno politico e dell'impegno istituzionale? Noi abbiamo espresso la nostra posizione, che è una posizione di contrarietà, aggiungendo anche un dubbio. Il tema delle dimissioni sì, delle dimissioni no, della decadenza sì, della decadenza no, si pone rispetto ad un incarico di governo. Ebbene, noi non abbiamo mai visto il presidente Cesaro governare questo ente, quindi diventa anche, purtroppo dico, superflua la domanda. Ma la domanda è stata posta e alla domanda rispondiamo con chiarezza. Anche lei è un uomo di numeri. Nessuno degli interventi ha parlato della riunione di giovedì. A proposito della spending review, dove al tavolo con lui si decideranno sui tagli dell'amministrazione, qual è il suo pensiero? Il rischio è serio, perché 500 milioni di euro di taglio alle province, portate poi a 380 con la riduzione fatta dal governo e poi dal Parlamento, mettono in seria difficoltà gli enti a prescindere dalle volontà politiche, perché c'è una questione finanziaria e economica che prescinde le valutazioni di appartenenza. Io sono seriamente preoccupato di quello che potrà accadere, perché un taglio orientativo, almeno questo è quello che si parla per la provincia di Napoli, di 30 milioni di euro, impatterà in maniera devastante sulle casse già molto fragili dell'ente provincia. Capone Donato, Carcatella Giorgio, favorevole. Signore Giorgio Carcatella, il suo pensiero sulla mozione che si sta discutendo in consiglio e quali pensa potranno essere gli sviluppi?
Allora, io ho una posizione molto chiara. Credo che Cesaro andava mandato a casa sulla politica, sugli sbagli, sulla mancanza di progetti che non ha concretizzato. Qui siamo di fronte ad un altro evento, che è quello di rivendicare fino in fondo una idea democratica delle istituzioni, nel senso che il Consiglio Provinciale non può essere ostaggio di scelte fatte dai nominati e quindi diventa l'agnello sacrificale di un processo storico che sta colpendo in modo diffuso e generalizzato un po' tutti. Io sono contro la caccia alle streghe, credo che qui alcuni di noi in modo serio, dignitoso fanno la propria attività e rivendicano la possibilità per tutelare quelle che sono per esempio le società partecipate e il rischio che i lavoratori possano andare per strada, quello che significa intervenire per le scuole pubbliche, quello che significa garantire servizi alle comunità. Quindi un anno di attività con un rilancio di un confronto tra le parti che vada oltre quello che è significato per un governo di nominati l'attacco frontale ad un'istituzione democratica può essere un'occasione per riconquistare anche credibilità nei confronti delle comunità. Con 26 voti favorevoli, 12 contrari, la mozione viene approvata.